Metti una foto trovata per caso. Potrebbe essere un titolo alternativo per questo video. Lo dico perché nella ricerca di un soggetto iconografico adatto a questa domenica ventunesima per annum, capace di narrare la parola odierna a conclusione del lungo viaggio domenicale attraverso il capitolo 6 di Giovanni, mi sono imbattuto in questa foto che mette insieme, con uno scorcio suggestivo, il volto dell'Apostolo Pietro nella statua realizzata nel 1847 dallo scultore vicentino Giuseppe De Fabris e il Cristo che domina in posizione centrale la facciata della Basilica Vaticana eretta dal Maderno. Siamo talmente abituati all'insieme maestoso di Piazza San Pietro che magari gli elementi che lo costituiscono non ci sorprendono più. Senza dimenticare poi che l'apertura di Via della Conciliazione tra il 1936 e il 1950, eliminando la cosiddetta spina di Borgo, ha azzerato di fatti l'effetto sorpresa che si aveva arrivando in piazza attraverso il dedalo di vicoli dello scomparso quartiere medievale che la circondava. Oggi la poderosa facciata costruita da Carlo Maderno tra il 1607 e il 1614, appare come un'immensa quinta teatrale che chiude il maestoso rettilineo. Eppure la piazza, con la facciata, gli scorci della cupola michelangiolesca, il colonnato berniniano che letteralmente abbraccia chi vi giunge, e poi le statue, i giochi prospettici che mutano a seconda dell'angolazione e che sembrano cambiare in continuazione le reali dimensioni della basilica, sono pensati in un'ottica che vuole continuamente riorientare verso il vero centro, che sta sempre oltre, che non si ferma mai all'apparenza, ad una facciata, appunto, ma che chiede sempre di varcare la soglia fino a portare il pellegrino, il viandante, il visitatore a quella confessione, al luogo che indica la presenza della tomba dell'Apostolo Pietro, ma che soprattutto ci invita a dare una risposta alla domanda del Signore che oggi ci viene rivolta: volete andarvene anche voi? Siamo posti dinanzi a due fatti innegabili. La sequela di Gesù non è facile, non è mai scontata. E in secondo luogo, dinanzi a tale esigenza, mettendo in conto anche i personali fallimenti, quelli che Giovanni chiama tradimenti, siamo chiamati a prendere una posizione, a fare una scelta, che dopo ogni caduta chiederà di essere rinnovata. Ecco perché è Simon Pietro a prendere la parola. Lui ne farà esperienza sulla propria pelle. Ed è lui a prestarci la risposta. La prendiamo dalle sue labbra. Ancora una volta, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.